Roberto e Marinella Ferri. Sì, Marinella, che abbiamo fatto, oltre a questo, io riesco, realizzo questi abiti, ridipingo sopra questi mantelli, qui sono prestati in un gioco molto ironico, e qui ho messo un mio simbolo di animale, che è un cavallo, con una costellazione come quelle che io riesco a fare in pittura. Dicevi, scusa. Sì, il calendario parte sempre su un discorso Di un filo conduttore, filo dici? conduttore sono queste costellazioni. Intanto sono il calendario delle stelle, poi già le stelle sono siete poi voi, come Pia, tutti i cantanti, gli attori, personaggi che considero stelle, fra virgolette. E ho recuperato tutte le immagini e i quadri in cui il tema principale è sempre le mappe, le costellazioni, cioè il mondo visto dall'alto e l'alto, il cielo visto dal basso. E poi all'interno di questi sono alcuni autori come Alessandro Pasi, che ho recuperato il Pinocchio, Mi ci avvicino. moltissimo al discorso del Pinocchio. A Pieraccioni vedo sempre questo il gatto, che poi è un'immagine dello sfondo che ha scelto lui, la Barbara sul concetto della figura, e quindi sono i miei arlecchini. Per finire, da quest'altro lato. Ecco, Lucio invece, questo qua, anche questo è proprio è un'opera che si chiama Costellazione, che lui ha nello studio. Appena si entra, L'ho visto, aveva quando infatti, era gli ha sempre un po' cambiato posizione, in basso, in alto, adesso è in alto. Asteriosis Band è una rielaborazione dell'immagine di quella che aveva Lucio. per finire di qua. Guccini Montanaro, abbiamo fatto questa foto con questa giacca, e si vede la cartina dell'Europa con un po' i simboli, non so, con questo marrone e nero della montagna, che lui ama moltissimo, lì è stare a Pavana, si è ritirato lì. E per finire, Leonard Bundu. Poi c'è anche Morandi, che sono dall'altra parte. Questa solidarietà di oggi è destinata a raccogliere i fondi per l'acquisto di un computer oculare per un ammalato di SLA, e quindi un'iniziativa molto importante. Io vi invito ovviamente tutti ad acquistare il calendario solidale. E come nasce e perché questo calendario? Innanzitutto il calendario Solidale 2015, con i colori delle stelle, è composto da poesie e ritratti dipinti e realizzati dal poeta mugellano Ezio Alessio Cencini e dal pittore fiorentino bolognese Leonardo Santoli. A questa iniziativa hanno aderito gratuitamente, e mi va di leggervi questi nominativi molto noti: Franco Battiato, Gianni Morandi, Claudia Zanella, Fondazione Lucio Dalla, Steve Rogers Band, Pia Tuccitto, Alessandro Paci, Leonardo Pieraccioni, Barbara Enrichi, Luca Carboni, Marinella e Roberto Ferri, Leonardo Bundu, Francesco Guccini, Stefano Bonaga, Marco Alemanno, Cristian Cicci Magnoli, Cristina Gardumi, Fio Zanotti, Angela Baraldi e Saturnino.